Dottor Gratteri, le ha detto la riforma della giustizia di questo governo è la peggiore, peggio pure delle leggi Berlusconi, l'ha detto in onda. Lo pensa davvero? Sì, certo, perché il termine improcedibilità dovrebbe sparire da questa riforma, perché improcedibilità vuol dire che io sono sull'autostrada Napoli-Roma, mi si dà il tempo di 2 ore per arrivare a Roma, se a Frosinone c'è un incidente e io riparto dopo 3 ore, mi si dice no, tu non puoi più partire, ma io devo arrivare a Roma, non puoi più partire. Se io sono dal medico, da un oncologo, ci sono 30 persone che si devono visitare quella mattina, il medico fa in tempo a visitare 20, gli altri 10 dicono torniamo domani, no, torniamo giovedì, no. Lei non si può visitare più, ma io sono malato di tumore, ma lei non si può visitare più. Questo vuol dire improcedibilità. Ma se invece di questi esempi le dicessi, se lei sta tenendo in carcere una persona, non finisce mai il processo, e no, questo rimane in carcere? No, non è un errore, non è un esempio calzante, perché da sempre i processi con detenuti hanno la priorità. Quindi anche quella seconda riforma fatta dopo le proteste, dopo che non c'era la sicurezza che anche col voto di fiducia sarebbe passata la riforma, è un aggiustamento parziale, perché anche i processi di mafia che non sono condannati con l'ergastolo, anche i processi di mafia non si concludono, con priorità perché hanno nei 2 anni. Se io sono un politico che lei sta indagando, e io su di me grava l'immagine di un politico corrotto e non riesco mai a ottenere sentenze a mio favore o contro, e intanto il tempo passa e la politica mi fa Torniamo alla prescrizione, prima della riforma Bonafede, prima della riforma Orlando. Torniamo al sistema vecchio, che è meno dannoso rispetto a questo. Dottor Gratteri, nel 2018 lei ha indagato il presidente della Regione Calabria per corruzione e abuso d'ufficio. Ne ha chiesto gli arresti, non è riuscito ad ottenerli, ma ha ottenuto il domicilio coatto per 9 mesi. Il dottor Oliverio ha dovuto dimettersi, ha fatto uno sciopero della fame. Sì. La Cassazione ha respinto il suo provvedimento cautelare sostenendo che c'era un pregiudizio accusatorio. Lei ha insistito, ha chiesto la condanna a 4 e 8 mesi del dottor Oliverio. Il dottor Oliverio è stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste. Nel frattempo ha dovuto dimettersi, la Regione Calabria ha cambiato giunta e colore. Lei che cosa prova nei confronti di quest'uomo? Nulla, io non personalizzo i processi come lei sta insinuando. Io faccio il mio lavoro, io sono pubblico ministero e chiedo al GIP le misure. E poi queste misure non l'ho mandato io, è stato un provvedimento del giudice. Quindi non è il pubblico ministero. Ma di fronte a una macroscopica smentita della Cassazione, lei un dubbio se l'è posto? Cioè di fronte a una Cassazione che parla di pregiudizio accusatorio, lei si è guardato allo specchio per chiedersi se quel pregiudizio ci fosse oppure no? Visto che lei è molto informato sulla Calabria, lei ha visto se ci sono stati provvedimenti di altre autorità che riguardavano ad esempio gente che lavorava nella giustizia? No, io ho visto l'esito delle sue inchieste, 150 indagati, 8 condanne, le ripeto, quella di Catanzaro, no, è falso, quella di Locri, cioè tutte le sue inchieste, dottor Gratteri, lei sono purtroppo finite legge, con l'80% Lei purtroppo legge solo certi giornali. Lei se lo chiede, lei c'è qualcosa che non va. Scusi, dottor Gratteri, glielo chiedo io, lasci. Ma perché? Cioè, lei dice, ma magari questo magistrato un po' puzzava quello che l'ha liberato. No, assolutamente, non dico questo. Io dico, visto che siccome legge solo certi giornali, è la prima volta che lo vedo in faccia, siccome legge solo certi giornali, lei non è ben informato, lei deve avere la pazienza, siccome finora si interessava di sport, deve avere la pazienza di leggere tutti, deve leggere tutti i giornali. È stato assolto perché il fatto non sussiste. Ma forse non sa che ci sono altri processi. Guardi, io vorrei provare a arrivare direttamente sui fatti della riforma Cartabia, che in quanto cittadino a me interessano. A me sembra, io ho letto gli articoli comma della riforma, e a me sembra che parlare soltanto di quel comma che riguarda la prescrizione,
che tra l'altro viene fermata dalla prima sentenza. Non è prescrizione, dottoressa. No, è improcedibilità, che è una cosa diversa. D'accordo. E anche parlare della improcedibilità. Torno a lei, ce la dice la differenza? Prescrizione, c'è un termine naturale. Qui nei due anni non c'è niente da fare. Sì, allora... Cioè, anche se c'è una condanna in primo grado, se con l'improcedibilità si dichiara improcedibile con un prestampato, con un file... E che fine fa la condanna? Veramente nulla. Però mi scusi, chi è stato condannato in primo grado, poi è come se non fosse mai stato condannato. Ma nel testo che ho letto io, devo dire, l'ho trovato in rete, però il testo ufficiale, veramente non si dice che c'è... la improcedibilità nel caso in cui non venga fatto la richiesta di appello, e quindi questo io ho letto, però vorrei, scusi, arrivi al succo. No, ecco, il mio tema è questo. C'è uno che è stato condannato in primo grado, aspetti, non si conclude poi nel tempo di due anni, che cosa ha letto lei? Aspetti, mi scusi, io ho visto che ci sono molte altre misure che qualificano la riforma Cartabia per quello che è, che è poi quello che ci ha chiesto l'Europa per darci il denaro. No, l'Europa non ha chiesto questo, dottoressa. Aspetti, cioè, mi faccia concludere però, dopo senz'altro... perché se lei ha fatto certe affermazioni, io subito dico che l'Europa non ha chiesto quello. No, va bene. Allora, a me sembra che l'Europa abbia chiesto digitalizzazione, abbreviazione dei tempi e smaltimento di ciò che c'era. Questo io ho letto che ha chiesto l'Europa. La riforma cosa fa? Per esempio, introduce moltissimi... Secondo me moltissimi punti che abbrevieranno davvero il corso dei processi. Io penso che non si arriverà più a fare i processi così lunghi. Per dirle, il tema delle prove... Sì. No. Il tema che le prove già assunte si possono riprendere anche se cambia, allora, il tema che il giudice deve dare le date fin dall'inizio di tutte le udienze. Lascerei il concetto vagare nell'aria, perché sennò il dottor Gattolino Guardi, i termini non sono più brevi, non si procederà, è diversa la cosa. Si sveltirà il lavoro dei magistrati. Dice il dottor Gattolino. Non è che vengono abbreviati i tempi, viene messo meglio un termine oltre il quale c'è una ghigliottina, un taglio di forbici e finisce là. La riforma Cartabia, per quanto brutta possa essere, ve la siete meritata e ve la siete anche voluta, perché la riforma Cartabia interviene su una situazione della giustizia pietosa e condannata sia dal punto di vista civile che penale dall'Europa. E i magistrati si sono opposti, non alla Cartabia, a qualsiasi riforma, continuando a pasturare e a vivere nel loro potere autoreferenziale, che però incide anche sulla vita dei cittadini. Allora, la fotografia era che i magistrati usavano il loro potere per farsi le guerre di potere interni. Incidente tanto, un ci cadava in mezzo, un cittadino, un politico, o fatta la pesca. Quindi avete avuto tutti gli allarmi di questo mondo. E adesso crolla il sistema, Gratteri. E alla fine è arrivata una riforma che se non vi sta bene è solo colpa vostra. Quindi vede che è una vendetta. Avete tirato troppo la corda. Come l'ha raccontata sembra una vendetta. In realtà, guardi, in realtà succede questo. Visto che si fa la comparazione con l'Europa, è stata citata l'Europa. L'Europa non ha chiesto, ha chiesto di fare i processi più veloci, non di impedire di farli. E allora, ma è l'Italia che lo chiede, non è sì, l'Europa, sono guardi, gli italiani, guardi, Gratteri, sì, sono ma perché, gli italiani che sì, vogliono ma lei si è domandato perché non si sono fatte, ma prima della ghigliottina Cartabia, si è chiesto perché non sono state fatte altre riforme, quella della depenalizzazione, mi spiega cosa serve un ubriaco fermato per strada in macchina, guida in stato di ebbrezza, viene fatto un processo, viene portato in udienza, che senso ha? Deve andare davanti al prefetto, il prefetto gli fa una multa di 1.000 euro, gli sequestra la macchina, gli ritira la patente per un anno, ma il processo non arriva in udienza, questo bisognava fare. La riforma dell'CSM, così come è stata proposta nel referendum, non serve a nulla, serve il sorteggio puro, punto. La magistratura e i magistrati si rendono conto che noi cittadini siamo veramente demoralizzati, cioè che non possiamo avere i processi penali che durano 4 anni e mezzo, questi sono i dati di Bruxelles, e a Roma e a Napoli addirittura 6 anni, i processi civili che ne durano certe volte 7, cioè bisognerà intervenire per eliminare tutti questi snodi, per digitalizzare, ci aggreghiamo la domanda di Barbano sul referendum. E che c'entra il magistrato con questa sua affermazione? No, c'entra sul fatto che bisogna che anche voi collaboriate. Lei dice che i magistrati sono vagabondi, non lavorano e me lo deve dimostrare, oppure c'entra chi in questi anni non ha voluto investire in giustizia. Ma adesso bisognerà riformare. Ma come? Con la ghigliottina. Ma lei...
Vede, lei fa un'operazione da un punto di vista logico di una cosa che si chiama enunciato logico. L'enunciato logico pretende o il sì o il no, va esatto, bene? Allora, il problema è che la modo. Riforma non è soltanto questo punto che dice lei, è tutto un sistema finalmente digitalizzare, semplificare, patteggiamo, se levano quel punto forse il dottor Gratteri la guarda anche più volentieri. La mancata separazione delle carriere fa sì che il PM continui ad avere questo doppio ruolo di parte e anche di terzo, perché il codice gli impone, per esempio, di cercare anche le prove a discarico degli imputati, cioè le prove che giustificano l'assoluzione. Giusto. Ecco, vorrei sapere, nella sua esperienza, le è accaduto in queste inchieste, in queste tante maxi inchieste che ha condotto, di cercare delle prove a discarico e poi di chiedere l'assoluzione per quei 150, di, per esempio, di Platini, quei 120... di Locri e gli altrettanti, oppure erano tutti colpevoli? Mi è capitato, perché lei non mi conosce, per lei sta parlando del relato, perché è stato imbeccato stasera a dire queste cose, perché lei non conosce la mia storia di magistrato e non conosce l'attenzione e la dedizione al mio lavoro. Mi dica e se lei non conosce quella mia di giornalista, altrimenti non farebbe queste insinuazioni. Assolutamente no, assolutamente io non ho fatto insinuazioni sul assolutamente suo conto. No, perché lei è venuto qua, quando è accaduto, lei è venuto allora qua mirato per attaccare me, ma lei stia tranquillo che non mi scalfirà. Io sono contento.